Certo, senza dubbio onore innanzitutto al merito loro perché hanno fatto la loro partita. Non credo che ce la siamo giocati ad armi pari, purtroppo oggi hanno vinto loro, però ripeto, complimenti e auguri per le prossime partite che si aspettano in Coppa. D'altro canto noi ci tenevamo a far bene, dopo un anno così abbiamo sempre detto che sarebbe stata la ciliegina sulla torta, poi l'appetito viene mangiando e eravamo ad un passo e anche oggi credo che c'è il dispiacere, c'è il rammarico, però c'è anche la consapevolezza che da qui si può partire e tutto questo deve essere appunto un punto di partenza per l'anno prossimo, dove torneremo in seconda lega e dove dovremo provare a fare un campionato di un certo livello e non solo per salvarci. Ma la terza lega è un campionato strano perché poi vai su campi difficili e credo che questo campionato l'abbiamo vinto, ma permettimi, forse partendo già anche dalla passata stagione dove abbiamo fatto un campionato formidabile toppando poi quella che era la partita di spareggio, ma quella è acqua passata. Guardiamo oggi il campionato, che dir si voglia, sì, è chiuso, manca però ancora la matematica, quindi essendo usciti dalla Coppa non ci rimane che questo, però ripeto, io da capitano non posso che applaudire i miei compagni e darvi l'appuntamento l'anno prossimo in seconda, sperando di ottenere un risultato sicuramente prestigioso anche in Coppa, che dico sempre è un po' nel DNA del Rapid.